Alle nostre spalle lo splendido borgo di Moresco, in provincia di Fermo. Perché ci troviamo qui? Perché molti di voi si ricorderanno che cosa significa Moresco per tutti noi abruzzesi. Di Moresco era Roberto Straccia, il giovane studente universitario scomparso misteriosamente nel dicembre del 2011 e ritrovato cadavere sul litorale di Bari 24 giorni dopo. 14 dicembre 2011, 7 gennaio 2012. 24 giorni che hanno sostanzialmente sconvolto tutta Pescara, ma anche l'Abruzzo e l'Italia intera, per cercare di capire che fine avesse fatto questo giovane studente universitario uscito di casa per fare jogging e mai più tornato. Si è detto tanto, si è indagato, sono arrivate delle archiviazioni, si è ipotizzato un suicidio, si è ipotizzato anche un tragico incidente, ma a distanza di 6 anni una nuova speranza si fa strada in questa incredibile vicenda. E questa speranza viene dalla Corte di Cassazione di Roma, che ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dall'avvocato Marilena Mecchi, avvocato della famiglia Straccia, ed è un ricorso riferito a un particolare molto importante, un'intercettazione dalla quale si ipotizza un omicidio per scambio di persona. Il 7 giugno ci sarà un'udienza importante da questo punto di vista proprio nella Corte di Cassazione a Roma, che potrebbe davvero riaprire il caso una volta per tutte. È un pomeriggio freddo ma solato di dicembre. Roberto Straccia, studente universitario di Moresco in provincia di Fermo, decide di fare una corsetta sul lungomare di Pescara. Ha passato la mattinata in facoltà, Lingue e Letterature Straniere, dove segue un corso di mediazione linguistica. È sereno e tranquillo, le feste natalizie si avvicinano, gli studi vanno bene e si sta già preparando per la tesi. Per la sera è in programma una cena con gli amici di sempre. Un saluto prima di far ritorno a casa. Niente, ma proprio niente, farebbe immaginare anche la mente più contorta che quella rilassante corsa sul mare potesse trasformarsi in un vero incubo per i suoi cari, per le persone che gli vogliono bene, ma anche per l'intera opinione pubblica. E sì, perché Roberto Straccia, da quel pomeriggio del 14 dicembre sul lungomare di Pescara, non è mai tornato. A lanciare l'allarme gli amici che condividono con lui un piccolo appartamento in via Teofilo D'Annunzio. E dopo le verifiche di routine da parte dei carabinieri, immediate partono le ricerche. Unico indizio, un fotogramma colto da una telecamera a circuito chiuso all'ingresso del cantiere della nuova caserma della Guardia di Finanza sul lungomare Papa Giovanni XXIII. Si riconosce la sagoma di Roberto preso di spalle, con una giacca a vento azzurra, pantaloncini Adidas rossi e un cappello blu scuro. Dalle Marche giungono i suoi familiari, il padre Mario, la mamma Rita e la sorella Lorena. Anche loro partecipano alle ricerche. Lanciano un accorato appello e perfino gli abituali runners del lungomare danno il loro contributo, correndo con la foto di Roberto sul petto. Intanto sul fronte investigativo le indagini condotte dai carabinieri di Pescara con la supervisione del PM Giuseppe Bellelli si dirigono su due fronti, quello specifico delle ricerche e quello più prettamente investigativo. Da Ancona, una speciale unità cinofila del soccorso alpino, munita di cani molecolari, riesce a fornire qualche elemento in più. Le tracce di Roberto arrivano fino alla nave di Cascella, da lì si perdono. Altre tracce vengono individuate anche alla Pineta d'Annunziana, dove venerdì 16 dicembre un aiutante del custode riferisce di averlo visto rannicchiato all'interno di un gazebo, stesso cappello, stessa giacca a vento, con un paio di jeans forse raccattato da un cassonetto che contiene indumenti per i poveri, al posto dei pantaloncini rossi. Segnalazione questa tenuta in considerazione dagli inquirenti, che ricorrono perfino ai sommozzatori per scandagliare i fondali del laghetto del parco. I giorni passano e di Roberto ancora nessuna notizia. Si susseguono invece le segnalazioni, qualcuna credibile, qualcun'altra meno. C'è chi dice di averlo visto a zona Naia, di parlare con qualcuno dal finestrino di un SUV scuro. C'è chi invece dice di averlo visto la sera stessa vagare confuso in via d'Avalos. Una ragazza sostiene di averlo visto il giorno di Natale a bordo di un autobus, ma riferirà l'accaduto soltanto il giorno dopo. I carabinieri acquisiscono le immagini della telecamerina interna al mezzo, senza però trovare riscontro.
La grande risonanza mediatica, un'affollata fiaccolata sul ponte del mare, le numerose iniziative di ricerca collettiva alle quali partecipano amici dell'università, di Moresco e perfino i ragazzi con i quali Roberto gioca abitualmente a calcetto, oltre a ragazzi di varie associazioni, non sortiscono alcun risultato. Mentre da Bari giunge un battaglione mobile specializzato nelle ricerche di dispersi, 10 militari che insieme ai volontari della Misericordia per 2 giorni, compresa la vigilia di Natale, battono palmo palmo tutta Pescara. Un'ultima credibile segnalazione colloca Roberto in zona San Silvestro. La descrizione sembra essere giusta, tanto da far tornare da Ancona i cani molecolari, che però non forniscono esiti significativi. Il 28 dicembre Roberto compie 24 anni, un compleanno amaro per i suoi cari, così come il Natale e il Capodanno, mentre non sembrano emergere elementi di interesse dai riscontri effettuati sul suo telefonino e sul suo PC. Un mistero di giorno in giorno sempre più inspiegabile e la speranza, comunque mai sopita, che Roberto possa spuntare da un momento all'altro vivo e vegeto per riabbracciare la sua famiglia e per raccontare a tutti noi la sua terribile avventura. Ma quell'abbraccio che tutti noi auspicavamo non c'è mai stato, perché il 7 gennaio il corpo di un giovane con addosso gli stessi indumenti di Roberto al momento della scomparsa è stato ritrovato sugli scogli del lungomare di Bari Palese. Mario, cosa vi aspettate? Attenzione. È la verità. Attenzione. Scusate. Si torna a parlare di Roberto Straccia, lo facciamo con estremo piacere perché quella di Roberto è una vicenda che ha colpito un'intera comunità, non solo quella di Pescara ma di tutto l'Abruzzo e non solo. Si torna a parlare perché? Perché ricorderete tempo fa la vicenda venne fuori dopo l'ennesima archiviazione rispetto a un'intercettazione dalla quale si ipotizzava uno scambio di persona, un omicidio con scambio di persona. La famiglia Straccia, tutelata dall'avvocato Marilena Mecchi qui al nostro fianco, fece ricorso in procura, la procura di Pescara e il tribunale archiviarono, ma c'è una buona notizia proprio di qualche giorno fa, perché quel ricorso è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione di Roma ed il 7 giugno si tornerà a parlare di questa vicenda. Ma cerchiamo di raccontare il tutto fin dall'inizio. Siamo con l'avvocato Marilena Mecchi. Come riesce fuori la vicenda di Roberto dopo la prima archiviazione? Dunque, la vicenda nasce da marzo 2017, quando noi facciamo l'ennesima opposizione, solo che questa volta, invece di notificarci come sarebbe logico l'udienza per trattare dell'opposizione, non solo non ci viene comunicata udienza, ma addirittura passano i mesi e fino a che scopriamo che è stata archiviata di fretta e furia senza neanche darcene notizia. Quindi a quel punto la prima cosa che ho fatto è stato fare un ricorso in Cassazione, non solo per violazione di legge e comunque per violazione del contraddittorio, ma anche perché a mio avviso c'è un problema di competenza funzionale. Siccome la denuncia partiva prima all'Aquila, come appunto questa intercettazione ci diceva, c'era stato questo scambio di persone, a mio avviso andava appunto alla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, la quale ha ritrasmesso nuovamente a Pescara ed è stata richiesta l'archiviazione. Quindi per me la cosa fondamentale è che c'è un problema di competenza, cioè quella non è competenza della Procura di Pescara. Per cui se la Cassazione ci darà ragione, questo fascicolo verrà finalmente trasmesso alla direzione antimafia dell'Aquila, che a questo punto presumo e mi auguro che ascolti queste 3 persone. Ma partiamo dalle ragioni di questo ricorso. Qual è l'elemento nuovo che fa riaprire il caso su Roberto Straccia? Allora, l'elemento nuovo è un'intercettazione ambientale fatta al carcere di Lanciano, ma questa intercettazione, la cosa che noi teniamo a sottolineare, che è grave, esiste dal 2012, cioè dopo la scomparsa di Roberto e a seguito del ritrovamento del corpo a Bari. Quindi non è una cosa diciamo nuova tra virgolette, ma c'era, è nuova per noi perché l'abbiamo scoperta nel 2016. Quindi con questa intercettazione si parla chiaramente di un errore di persona, si fa riferimento ad un ragazzo che era in tutto e per tutto uguale a Roberto, e questa intercettazione vorrei far notare che è un'intercettazione dove chi parla
non sa di essere intercettato, quindi a maggior ragione deve considerarsi attendibile, assolutamente attendibile, anche perché proviene dalla direzione distrettuale antimafia e dal Ministero dell'Interno. Quindi ci tengo a sottolineare che non è una fonte trovata da Mario Straccia, ma una fonte dello stesso Ministero, quindi quantomeno una parvenza di credibilità avrebbe dovuto averla ed essere tenuta in considerazione. Ed inoltre, dopo otto mesi da questa intercettazione, c'è un'altra appartenente a questo clan che dichiara al programma di protezione che l'omicidio di Roberto Straccia è avvenuto per un errore di persona. Quindi qui abbiamo tre soggetti che secondo me dicono tutti la stessa cosa, i tempi coincidono e quindi ci chiediamo perché non sono stati mai sentiti. Chi sono i protagonisti di questa vicenda e qual è il contesto? Gli intercettati e la persona che poi si rivolge... Sì. Questi due soggetti intercettati e poi la terza persona appartengono a un clan dell''Ndrangheta che in quel tempo era operativo appunto a Pescara, quindi operava tra la zona di Montesilvano e di Pescara esattamente nello stesso periodo in cui Roberto Straccia abitava lì. Tra l'altro lì è una zona in cui spesso troviamo anche sorvegliati speciali o comunque persone che addirittura cambiano identità. Sì, certamente, e quello che sarebbe dovuto essere il vero bersaglio si dice che appunto era lì in quel periodo, quindi diciamo che la possibilità di errore è molto attendibile, anche perché i ragazzi sono molto somiglianti, hanno la stessa altezza, quindi facilmente ci si poteva sbagliare. C'è anche un altro particolare, se ne è parlato molto in quei giorni in cui insomma si cercava di capire e tuttora si cerca di capire la verità su Roberto, di un testimone che ha riferito cosa in particolare? Abbiamo anche una testimonianza sempre nell'immediatezza della scomparsa, quindi anche questa era nel fascicolo, dove questo signore che gestisce una pompa di benzina sostiene che 10 giorni prima della scomparsa di Roberto, quindi intorno al 4-5 dicembre del 2011, una macchina targata Catanzaro si presenta e chiede dove fosse il paese di Moresco. Ora ricordiamoci che il paese di Moresco è un paese piccolissimo, non è che sia diciamo una grande città, è abbastanza diciamo strana, no? Questa circostanza che viene chiesto dove è Moresco e poi sparisce Roberto dopo 10 giorni e esce fuori questa somiglianza. Perché chiedono di Moresco? Perché loro credono che questa persona sia Moresco? Beh, evidentemente avevano fatto delle ricerche, come noi sosteniamo, probabilmente da Facebook era stata estrapolata questa foto, perché non dimentichiamoci che prima della scomparsa di Roberto questi soggetti presunti che avrebbero posto in essere l'omicidio erano andati nel comune di Mesoraca a chiedere la foto di questa famosa persona. Siccome non gli era stata data, chiaramente hanno ripiegato su Facebook e hanno trovato, a mio avviso, la foto di Roberto, che comunque era molto somigliante a questo ragazzo. La procura si giustifica dicendo che non era possibile fare questa ricerca su Facebook e dicono che le loro ricerche sono state mettere un appuntato dei carabinieri davanti al social network e stabilire che non potesse essere fatto questo tipo di ricerca. Io penso che poi ognuno debba fare il suo lavoro, forse questo tipo di indagine andava fatta da un informatico o da qualcuno che sapeva farla, non certo da un appuntato dei carabinieri che, con tutto il rispetto per il lavoro, ma non credo che abbia delle competenze per poter stabilire se si può estrapolare da Facebook una foto o no. Anche perché, ricordiamolo, essendo soggetti a cambio di identità queste persone, quindi avranno pensato che quello era il nome nuovo della persona da loro cercata. Esattamente, cioè io credo che forse andasse fatta la cosa più semplice: 3 persone dichiarano la stessa cosa, 4 persone, bastava convocarli, sentirli, perché avete dichiarato questo? Avrebbero dato una risposta. Allora, o si risolveva il giallo dicendo sì, effettivamente è stato un errore di persona, oppure magari spiegavano perché erano stati indotti a dire questo se non fosse vero. Ma a mio avviso una persona che gode di un programma di protezione deve considerarsi una persona attendibile, altrimenti non sarebbe sotto un programma di protezione. Queste persone non sono state mai sentite dopo questi episodi? Assolutamente no, abbiamo fatto una riapertura di indagini proprio su questo mirata, cioè seguiamo questa pista, visto che tutte le altre vanno portate all'archiviazione, sentiamoli e vediamo quello che hanno da dire. Poi se diranno no, ci siamo inventati tutti, allora lì sorgerà l'altro problema di capire perché hanno detto una cosa del genere. Ma se non si sentono, come fanno a dire che è un'ipotesi fantasiosa? Cioè il GIP dichiara che è un'ipotesi che ha fatto Mario Straccia, sulla base di cosa desume questo? Cioè sarebbe fantasiosa per quale motivo?
E dunque, 7 giugno, data importantissima. Cosa accadrà il 7 giugno e che cosa auspicate accada? Il 7 giugno la Cassazione si dovrà pronunciare su chi appartiene alla competenza di questo fascicolo, perché se andrà alla direzione dell'Aquila, la direzione dell'Aquila dovrà sentire questi pentiti. Se andrà a Pescara, presumo e mi auguro che comunque la Cassazione dirà: va bene, volete il fascicolo, però a questo punto indagate. In un caso o nell'altro, chi prende questo fascicolo non credo che possa metterlo nel cassetto, ma qualcosa dovrà fare, e quello che noi auspichiamo è che vengano finalmente sentite queste persone. Se poi la pista non si rivelerà attendibile, però possiamo dire di aver chiuso un caso, ma abbiamo provato tutte le strade. Ma se non proviamo tutto, non si può dire che è un caso chiuso. Insomma, sostanzialmente questo è che la famiglia Straccia chiede da ormai, sono passati 6 anni, chiede di capire. Tra poco lo ascolteremo anche Mario su questo. È giusto e legittimo che una famiglia che ha subito un lutto del genere abbia tutto il diritto di capire? Ma soprattutto perché la tesi del suicidio è una tesi comoda, no? Una tesi comoda perché non devono indagare, perché è facile liquidare un caso come suicidio, ma non ci sono proprio gli estremi di un suicidio. Cioè, una persona non si va a suicidare nel porto canale di Pescara, che è alto 1,5 metri, cioè, scusate, oppure non esce con la pancerina, non esce con la cuffietta, non è quello un atteggiamento tipico di chi si va a suicidare, anche perché non c'erano proprio motivi per farlo, questo è. Quindi il papà dice, giustamente, la famiglia Straccia quello che pretende, non è che deve trovare un colpevole a tutti i costi, però non gli si dica che il figlio è morto per un suicidio, perché questa è una tesi che fa comodo alla procura, ma non a loro. Si era ipotizzato anche al tragico incidente, ma francamente mancano gli elementi per arrivare a questa conclusione. Io sono anche molto scettica sul fatto che il corpo sia arrivato da Pescara a Bari, perché ora cioè che ci sia stata questa tesi, per carità, però mi scusi, ma non è che un corpo si fa tutto il porto canale, passa la diga foranea, passa i scogli, passa il promontorio del Gargano, arriva a Bari su uno scoglio quando la corrente tira da tutt'altra parte. Quindi in quel preciso momento trovano Roberto sullo scoglio ancora con l'iPod attaccato al braccio dopo 25 giorni in mare, le scarpe allacciate, una bustina di zucchero perfettamente integra, dove tra l'altro, anche qua mi consentitemi, cioè la procura mi riconsegna la bustina di zucchero dicendomi sul verbale che è vuota. Io la vado ad aprire con il nostro geologo e la bustina è piena, e mi si dice: a me è stato fatto un errore. I vestiti, richiediamo la consegna dei vestiti, mi vengono consegnati ammassati uno sull'altro con ancora la sabbia, quelli sono fonti importanti perché comunque c'è la sabbia, ci sono degli organismi sugli abiti, tu me li riconsegni così sullo scatolone senza neanche catalogarli, quando nella perizia autoptica c'è scritto che ogni singolo reperto è stato incartato. Quindi le cose sono due: o la perizia autoptica ha detto una bugia e quindi non è vero che sono stati repertati, o qualcuno li ha aperti prima di consegnarceli. C'è anche il famoso particolare delle pod che ha continuato a funzionare. A parte quello, no, ma lei mi spieghi come fa 24 giorni in mare arrivare un corpo in quelle condizioni? Non ci sarebbe arrivato in quelle condizioni, con, in pieno dicembre, con attaccato al braccio e calzie, le scarpe allacciate. Cioè, voglio dire, questa è una tesi che fa comodo, però non è così, ci arriverebbe anche un bambino che non è così. È anche vero che non sono stati trovati segni specifici sul corpo di Roberto di violenza, ovviamente. Allora, anche su questo non sono molto d'accordo, perché comunque ci sono dei passi nella perizia che dicono una cosa e poi parlano di un exitus violento, quindi già secondo me c'è una contraddizione. La perizia manca di alcune parti originali, quindi è come se fossero proprio state tolte delle pagine, questo l'ho fatto presente ma nessuno l'ha considerato, e non è vero perché Roberto aveva un dente scheggiato. Quindi chiesto anche al dentista di famiglia, prima di sparire Roberto il dente scheggiato non ce l'aveva. E comunque aveva un ematoma sulla tempia che non è stato preso in considerazione. Quindi anche sulla perizia autoptica ci sarebbe molto da discutere. Quello l'abbiamo fatto, ma evidentemente a nessuno importa prenderlo in considerazione. Mario Straccia, però sta di fatto che a distanza di 6 anni voi giustamente chiedete ancora verità, e prima mi diceva: voglio solo capire. Sì, purtroppo le risposte che ci sono state date non mi ha portato ad accettare la volontarietà o
accidentale, come scrive il giudice, voglio dire, sulla risposta che ci dice sul caso, sulla morte di Roberto. Non è accidentale e non è volontaria. Non guardo indietro con rabbia, non ho rabbia, vogliamo capire. Voglio capire perché non voglio che la morte di Roberto sia inutile. E capire ci porta a essere sereni. Assolutamente sì, lei prima mi diceva una cosa molto bella, Roberto è qui, quindi non è che quando voglio andare a trovarlo qui a due passi non è quello il problema, però voglio dire, è un vostro sacrosanto diritto cercare di andare al fondo di questa vicenda e cercare di tentare tutte le strade possibili, immaginarle senza escluderne nessuna. Sì. Purtroppo abbiamo trovato diverse incongruenze, spiegando che sono errori di procedura che la procura sta facendo affatto, però ogni errore può portare a una decisione sbagliata. Quello che a me pesa di più è che in fase di autopsia, che trovano quella sabbia addosso a Roberto, che chiedo che venisse analizzata per capire da quale punto è entrato in mare Roberto, e mi dice che non era importante perché poteva averla addosso da altri giorni. No, non ce l'aveva addosso da altri giorni, era di quel giorno, e quella sabbia era importante e quella sabbia non ci è stata restituita. Anche alla luce, insomma, di queste notizie riguardo alle intercettazioni, insomma, è giusto fare quello che non è stato fatto, convocare queste tre persone e chiedere ma che notizie avete da questo punto di vista? Queste io non faccio indagini, non spetta a me fare le indagini, a me spetta avere le risposte, se ci sono, se non ci sono non datemele, non le voglio, voglio di non io voglio dare una risposta serena alla mamma del ragazzo. Giustamente. Mario, tu indossi una bellissima maglia in cammino con Roberto Straccio. In questi 6 anni sei stati, insomma, protagonisti di tante iniziative davvero meritevoli. Ecco, ci vuoi raccontare un po' di questa associazione, anche insieme a Lorena? Vi date da fare, insomma, da questo punto di vista? I ragazzi si danno da fare. Questi ragazzi oggi sono uomini. È stato fatte cose belle, ma la gente è brava. Io ho trovato tanta brava gente anche lì a Pescara. Inizialmente ero un po', c'avevo un po' di. Poi ho conosciuto lì una persona eccezionale, Franco Schiazza, bravo. Ma come stati bravi tanti altri. Voglio ricordare pure quella signora che mi ha accompagnato da padre Guglielmo. E poi qui ci stai facendo vedere queste cose, insomma, che sono un po' il ricordo bello di Pescara e dell'affetto che un'intera città vi ha riservato. Sì. È quella grazia che quando veniamo fa piacere, ci fa piacere venire. La maratona di Pescara, che da diversi anni è proprio dedicata a Roberto, e ogni anno Mario è presente a questa manifestazione perché come un legame inscindibile tra la famiglia Straccia e la città di Pescara, che un po' vi ha adottato, no? Sì, sì, sì. Vi ringrazio tutti. Sì, ma guardi, noi siamo sereni perché al di là di quello che deciderà la Cassazione, può anche la Cassazione dire che il nostro ricorso non è fondato, ma non è che la famiglia Straccia si ferma qua, perché comunque fino a che ci si daranno spunti noi andremo avanti, fino a che qualcuno prenderà questo benedetto fascicolo e comincia a fare il suo lavoro.